C'è un'ultimissima cosa che dobbiamo dirvi prima di affrontare lo scontro finale. È stata un'avventura davvero entusiasmante che ci ha fatto riscoprire e conoscere, nel tuo caso, uno tra i piccoli capolavori che il team di Nintendo in questo gioco capitanato da Eiji Aonuma ha sfornato. E ragazzi, questo è Wind Waker. Questo è Rulean Style e questo è l'episodio finale, quello in cui porremo fine al gioco di Ganondorf e porteremo di nuovo la pace nel regno sommerso di Hyrule, che ormai ha cambiato indissolubilmente forma rispetto a come lo conoscevamo in Ocarina of Time, oppure è il momento in cui il sovrano dei Gerudo porrà fine al tentativo di Link di riportare la luce in questo regno, ormai pregno d'oscurità. Ci sono pochissime cose da dire ormai, se non il fatto che è davvero evidente, davvero meravigliosa l'espressività del volto di Link, anche in situazioni come queste. Link, per come è stato concepito in questo gioco, si guarda attorno in ogni momento, in ogni situazione, addirittura il suo faccione serve proprio a evidenziare appigli, segreti, cose che il giocatore stesso può vedere ed esplorare. Non siamo più noi che comandiamo una marionetta priva di espressioni facciali. In questo gioco Link ha una sua personalità e anche se non parla, comunque riesce a esprimersi, direi benissimo. E soprattutto è molto divertente. Ma a parte questo, ragazzi, torniamo nel mood serio perché questo sarà l'ultimo epico episodio di Rulean Style. Seguitelo insieme a noi. Non ci credo, altre porte. Altre porte. Rupie. Magia. Beh, non credo ti serva l'Home per gli organi. Non troppo. Comunque, ragazzi, il modo in cui vorrei affrontare la sfida finale. È col Allora, ve boomerang. lo faccio vedere subito. Vabbè, a parte l'equipaggiamento. Per ora ci teniamo È questa. Esatto. vero, me ne ero completamente La dimenticato. maschera che ci fa vedere la vita. La voglio togliere però quando saremo nei momenti finali perché rovina l'epicità del momento e l'espressività del faccione di Link di cui abbiamo discusso fino ad ora. E dopodiché un altro orpello che ci servirà molto in questo momento. L'armatura magica strana Esatto. di fine gioco. Andremo ad equipaggiare. Andremo, Su Y. vabbè, la mettiamo su Y così ci teniamo il boomerang su R, come vuole il buon Poppy. Ah, Anche ecco. l'armatura magica. E direi che siamo messi molto Beh, bene. diciamo che puoi anche disattivarla per ora. Per ora sì, ma sì, perché fa un suono un po' fastidioso. Comunque, vediamo che in realtà il dungeon non è propriamente finito. Ci vengono mostrati dei candelabri, ognuno recante un simbolo. Ah, Drakkar. Link, fissa nella mente questa sala. I motivi per terra, gli oggetti alla parete, saranno l'indizio per sciogliere un enigma. Proviamo a parlare con questa incisione in Ilian. Ti attendo nelle profondità delle tenebre, le spade dei miei servitori ti condurranno fino a me. Segui il cammino che condurrà alla tua fine. Questo è un messaggio lasciatoci. Da
Questo è un messaggio lasciatoci dal buon Ganondorf. Allora, in realtà... Ah! Come vedi... Cioè, così, se cadevi... Sì, parte uno scontro con Phantom Ganon. Se io non sbaglio... Madonna, faccio tante rupie, che dai. Leva sto coso. Lo leviamo per ora. Questo è un buon rispetto. Quasi. È stato più veloce quasi, di noi. Quasi. Ok, siamo riusciti a colpirlo. C'è una spada. C'è la sua spada incastonata qui. Ma... Cioè, possiamo La possiamo usare addirittura. Non me la ricordavo minimamente questa parte. In quale delle porte entriamo? Che porta scegliamo? Quella davanti a noi. Proviamone una. Ah, ci riporta qua. Ok. Probabilmente ogni volta che cadiamo... Dovremo affrontare una Spettro sfida Gano. Sotterranea contro Spettro Gano. Allora, torniamo qua, dicevo, ragazzi, perché dobbiamo memorizzare. Vabbè, ovviamente Redrakar ci riconsiglia di nuovo. Il solito belato da capra, però. Ok, allora, guardiamo quante fiammelle sono accese nel candelabro. Allora, 2, 4, 1, 3. 2, 4, 1, 3, da sinistra verso destra. Cerchiamo di tenerlo a mente perché potrebbe servirci. Ora, non mi ricordo minimamente questa quale stanza dovremmo prendere. Ok, proviamo dall'altra parte. Altri... Oh, aspetta. Ci sono. Ah, ok. Dobbiamo colpirli in ordine. Esatto. Degli oggetti da colpire. Terzo, primo, quarto, secondo. Allora, andiamo con... Uno, due, tre... Ma come? Uno. Non l'ho preso questo. Ok, dopo aver provato con l'arco, ma sbagliando, abbiamo pensato che magari il boomerang potrebbe essere una soluzione. Quindi era... Terzo. La combinazione era cosa? 2, 4, 1, 3, quindi primo, cioè, terzo. Esatto. Primo, quarto, secondo. Vediamo, ragazzi. E infatti rimangono accesi. Ok. Col boomerang ce l'abbiamo fatta subito. Boomerang, ragazzi, è la chiave di tutto, di tutto il gioco. Cioè, puoi fare letteralmente tutto col boomerang. Abbiamo aperto la strada al nostro fidato Redrakar. Dunque, Ganon è tornato alla vita. Link, questa uscita per il mondo sopraacqueo creata da Ganon non è utilizzabile. Quando vuoi risalire in superficie, sali a bordo e dirigiti nel vortice oscuro. Però abbiamo ancora una porta da esplorare, eh? Abbiamo ancora una porta, quindi direi di tornare indietro. Che è quella a sinistra, perché è quella da cui siamo entrati. Che è un muro. È un muro, quindi non possiamo effettivamente esplorarlo. Ti attendo nelle profondità. Non avendo altri indizi, io proverei a controllare di nuovo. È l'unica, perché il vortice ci ha riportato alla fortezza dei demoni. Come vedi, ci sono tante porte. Non è che dobbiamo imbroccare quella giusta. Ce ne sarà una giusta. Ah, ma quindi, cioè, quindi puoi non sconfiggere. Vuol dire che non è quella. Ganon ci dava qualche indizio? Allora, evita di... Quando scendi, evita di muovere troppo la visuale. Ok. Perché dobbiamo orientarci in qualche maniera. E se fosse... Prova quella di fronte. Non muovere troppo. Quella dietro. Aspetta, lui ha detto che la spada dei suoi servitori lo condurranno verso di lui. Se noi a questo punto... Ti ha lasciato la spada. La spada? Dove punta? Non credo che sia il fatto di puntare a qualche parte. Secondo me la spada punta di qua.
Cioè, io sarei andato di esclusione da me. È che sono tutte uguali le porte. Perché è troppo strano che lui lasci lì la spada, no? Cioè, non è mai successo nel gioco. E poi la spada cade puntando sempre da una parte diversa. Secondo me bisogna guardare il manico, quindi questo dovrebbe essere esatto. Ok, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo risolto l'enigma di Ganondorf. Quando ti fa il cerchietto, levati. Sì, sto perdendo troppi cuori, in effetti. Fregatene, lascialo attaccare. Aspettiamo che faccia il solito attacco. Sopra di te. Ottimo. C'è il manico. Ah, qua si è chiuso. Aspetta. Qua si è chiuso il cancello. E infatti però è cambiato anche un sacco il. Sì, sembra diversa. I colori, la palette. Anche più veloci i suoi attacchi, se non sbaglio. Sembra leggermente diversa nel boss battle. Queste si potevano riflettere o no? Probabilmente forse con la spada, ma non lo so. Nel dubbio, dato i pochi cuori che abbiamo, forse è meglio aspettare il suo attacco. Che vabbè. Ce l'abbiamo fatta. Ti dice di entrare lì però dentro. La porta. Oh. Ah. Andiamo a vedere. Vai, dopo 7 volte? 8? Dopo un bel po' di scontri. E questo probabilmente sarà l'ultimo scrigno del gioco, ragazzi, in cui troviamo le frecce della luce. Potevano farle un po' meglio, onestamente. Non è che siano proprio bellissime. Bellissime, però adesso, come vedrai, io le posso benissimo equipaggiare. Cambio il tipo di frecce, fuoco, ghiaccio. Fanno e luce. Come ricordiamo magari Ocarina of Time. Esatto, esatto. Anche Twilight Princess, in cui però le usa Zelda. In ogni caso, io ti direi intanto di rompere un po' di vasi. Sento una presenza inquietante. Ho fatto un gallo sopra. Ma stai scherzando? No. Ma cosa? Ancora! Senti una presenza inquietante. Ve lo segnerò la notte. Oh. Davos. Fastidioso. È ancora sopra di te. Aspetta, non è che adesso. No. Ah. Beh, giusto, ce l'avevi. Finalmente ci siamo liberati di questo. Questo fantasma che ci ha seguiti ovunque. Ok. No, secondo me non serve entrare. Probabilmente dovrai lanciarla contro la porta di mattoni. Potrebbe aver senso. Vediamo se colpisci.
Abbiamo superato anche l'ultimo enigma, ragazzi. Aspetta, i cuori! Beh, attento, perché qua... A parte che io non credo ci fossero cuori, a parte frecce. No, ci sono cuori, magia e rupie. Ti dà... Vabbè, allora, se serve io sono disposto a tornare indietro. Vabbè, intanto qui hai il boomerang, ti... li fai easy. Vabbè. Okay. Andiamo di prepotenza. Ti ha dato fuoco. Mi ha dato pure fuoco, vero? Ha lasciato cadere la lanterna, per quello ti conveniva usare il boomerang. Vabbè, ragazzi. Il boomerang non si batte. Neanche con le frecce di luce, non si batte. Allora, Titanus. Direi di usarlo da distante questa volta. Sono, se vi ricordano qualcosa... Le frecce ancestrali. Esatto, o meglio, l'idea delle frecce ancestrali, la freccia in grado di one-shottare qualunque nemico, forse deriva proprio da qui, almeno, secondo me. O comunque è uno stilema che un po' è stato riproposto. Cerchiamo comunque di non abusarne troppo. Cioè, beh, oddio, puoi... possiamo abusarne perché ne abbiamo 99. Per carità, serviranno durante la battaglia finale. Mamma mia, queste lanterne. Però vedi che, cioè, che non ti serve necessariamente mirare. No, esatto. Qui raccogli le rupie, perché se vuoi usare l'armatura rupiosa... Sì, è vero. Di certo. Ne abbiamo già perse tipo un centinaio in un colpo. Sì, in un colpo. Ok. Di cuori praticamente siamo full, ne ha quasi, ne manca uno solo, speriamo di trovarlo qua. Vabbè, ora qui ti conviene mirare. Ci vuole un po' perché si ricarichi. Che headshot. Qualunque pa... Ma in realtà noi abbiamo esattamente 4 fatine, quindi... Vabbè, ragazzi, andiamo veramente preparatissimi. L'unica cosa è pia le rupie, cioè, se vuoi usarla pia le rupie. Esatto, dai, prendiamo le rupie. Poi, a questo punto, direi che... Ci è servita fino a un certo punto, ma ragazzi, diciamo addio all'amuleto dell'eroe. Ok, facciamo gli ultimi rifornimenti, ma in realtà sono tutte cose che abbiamo. E ragazzi, direi... Probabilmente l'ultima porta? L'ultima porta del gioco. Andiamo. Spero non ci siano altri 8 spettro canon. Non credo proprio. Non lo capite? Gli spiriti stessi vi hanno condannati. Ti aspettavo. Bene hai fatto aggiungere al mio cospetto. Mostrami se il sangue dell'eroe scorre nelle tue vene. Abbiamo capito che Ganondorf vuole opporsi alle divinità che hanno fatto inondare tutto il regno, perché secondo lui quello era un male per tutti, quando in realtà vuole solo trarne giovamento nel ricostruire un regno che poi può effettivamente dominare, dato che questo è stato il modo con cui le divinità hanno sigillato e ridimensionato il suo potere. Posso fare una domanda? Dica. Tutto questo con Zella che dorme sotto di lui? Sì. Ora vediamo la sorta di Ganon marionetta.
Non credo serva, credo servano più il boomerang per tagliare i fili. Potrebbe aver senso. Aia. Quella rossa devi tagliare. Dici? No, a parte sta tagliando anche le altre. Sto tagliando un po' tutto. Forse quella è l'ultima da tagliare. O devi colpirli di più. Rotola, rotola, rotola. Ok. Infatti sì, dovevi colpirli un paio di volte in più. Quello rosso, lui si gira, quindi bisogna beccarlo quando è fermo il filo. Vabbè, niente. No, Sdella è sparita. Ok. Picchiagli la coda. Si è ripristinato un po' di fili, quindi la chiave è la coda, però io non sono riuscito a colpirla. Ma tipo arpione o qualcosa. Però una freccia di luce. Ha funzionato? Sì. Sì. E se provassimo già da subito con le frecce? Io dubito. Vabbè, adesso no, perché gira troppo velocemente. No, no, forse... ma in ogni caso, cioè, non ti converrebbe. Forse perché la agita talmente veloce che è difficile. Madonna, il boomerang. Che aimbot. Niente, si è girato, quindi questo andrà a vuoto. Non troppo. No. C'è il boomerang tornando, ha colpito un coso, o sbaglio? Sì. Ottimo. Gira troppo veloce. Levita da lì, altrimenti ti fa male. Ok, ora adesso poi... Dai, boomerang. Bravo. Ok. Spero che sia la terza e l'ultima volta. Beh, comunque non voglio dire, cioè non mi sembra, spero non sia finita qui almeno. È un boss particolare questo Ganon marionetta. No, però ci sono arrivato io la prima volta che l'ho visto. Sì, ho capito così in tempo. Oh, ok. Ci abbiamo fatta. Un po' fatica, un po' fatica. No, ma nemmeno troppa. Io la butto lì, una bomba. Questo cuore serve a qualcosa di importante. Ok, se adesso noi tipo... Credo che semplicemente tu debba aspettare che piombi giù. Sì, controlla l'ombra sul pavimento, se ne fa. Giusto. Sì, infatti si vede, sì, che rotte hai fatto. Ah no, non pro- cioè non l'ombra, ma proprio il riflesso. Sì, il riflesso sull'acqua. Mamma mia, questi pipistrelli. Fastidiosi. Beh, abbiamo l'acqua, sfruttiamola per lui. Come dai? Aiuto! Niente. Mi prende sempre. Dubito però. Vabbè. Qua si. Vabbè, niente. C'è un sacco di roba qua giù che. Guarda, guarda l'acqua, guarda l'acqua. No, sono dalla parte opposta. Devi sempre guardare l'acqua. Fregatene di pipistrelli. Rotola in giro e guarda l'acqua. Adesso lui rotea.
Di qua. E abbiamo colpito finalmente anche quest'ultima forma di Ganon. Oddio. Siamo sicuri? Vediamo, vediamo. Non sembra essere. C'è anche un biscione che un po' richiama A Link to the Past. Quasi. Ora. Dobbiamo trovare un modo più efficace per... Niente, se noi ci mettessimo... No, non credo sia... ci siano metodi più efficaci. Ammazza sti mostrini. Dubito che servano qualcosa, sai. Oh, adesso non mi viene più. Forse mentre ti attacca. Infatti. Sì. No, la magia! Niente. Abbiamo capito troppo tardi. Peccato. Peccato perché... ci poteva... risparmiare un po' di danni. Devi aggrapparti, quindi esatto, okay. Devi essere il più dritto possibile. Va bene. Dobbiamo cercare di nuovo, anche se tanto abbiamo 4 fatine per quello. Ok, si è fermato, si è fermato. Oh, l'abbiamo colpito. Finalmente. Agganciagli la faccia e tiragli le bombe, questo è lo scopo. Ok. L'hai preso? Sì. Fatina. Si è attivata. E ce l'abbiamo fatta anche questa. Mamma mia, ragazzi. Ok ragazzi, saliamo ancora una volta. E saliamo. Diciamo ti fa davvero percepire tutta l'altezza di questa torre. Ok. Siamo in quello che sembra essere un lampadario. Guarda sopra di te. Speriamo bene. Ok. Oh, vasi. Ci sono un bel po' di vasi qua. Magia. Ah, sì, grazie. Fuori. Qualche rupia.
Che scalata. Qua c'è un pentolone che ci permette di tornare giù. Per il resto... Okay. Mi sa che dobbiamo andare... Dobbiamo fare un giro un po' più lungo. Vabbè, penso basti questo. Però da qui. Ah, anche al legno. Ah. Proviamo. Ce l'abbiamo fatta. E ora, prima di concludere il gioco, io ti passo... Giustamente il joystick, perché io questa battaglia qui l'ho già affrontata una volta e voglio che la seconda volta lo faccia tu direttamente. E godiamoci, ragazzi, questo finale. Lui è geloso della luce di Hyrule, delle verdi praterie. Lui non ha tutto ciò nel suo deserto. Per questo vuole impossessarsi delle tre sacre reliquie, dei tre doni delle dee di Nairu e Farore, per poter esprimere un desiderio e fare ciò che vuole del mondo. Spiriti, udite la mia invocazione. Che il sole torni a baciare questo regno. Che Hyrule sia mia. Poco prima che Ganon possa mettere le mani nel potere infinito, ci arriva Re Daphnis. Beh, che dire. Qui giungeranno a compimento i nostri destini. Ganondorf affonda insieme a Hyrule. Capiamo che il re sacrifica il suo regno pur della salvezza della sua gente. Lui sacrifica tutto, sacrifica Hyrule, la sua terra, purché, appunto, la sua gente sia salva, soprattutto i bambini che abbiano il loro futuro.
Ok, ragazzi. Dopo questo entusiasmante dialogo e questa soundtrack meravigliosa, siamo pronti. Ti proteggerò con questo, dice Zelda. Ed è la principessa a brandire l'arco di luce. Anzi, l'arco con le frecce della luce. Noi dobbiamo solamente combattere contro il re dei demoni. Questa volta Zelda assume un ruolo davvero attivo in questa battaglia. Combatte al nostro fianco, indebolisce Ganondorf proprio quando Link si trova in difficoltà. Noi ovviamente dovremo solo tenerlo a bada per evitare che non si muova troppo velocemente e che la principessa non riesca a colpirlo. Ganondorf ci fa un gran male, io ti direi che se vuoi rendere anche lo scontro un po' più epico possiamo benissimo usare l'armatura finale, perché tanto di rupie ne abbiamo, quindi sarai tu a scegliere, ecco. Aspettiamo il colpo di Zelda. Ha preso Link. Ma la cosa bellissima, la cosa assurda è che... Esatto, le frecce possono fare male anche all'eroe. Sì, Zelda, spara, per piacere. Zelda, spara. Ganondorf è una macchina da guerra. Ha colpito la principessa e adesso ci può veramente può far di noi ciò che vuole. Sì, però non mi partono gli A quando devono partire. Adesso, eccolo qua. Ora dovrei davvero essere bravo ad attivare questi momenti, diciamo. Perché? Zelda, mi hai ammazzato! Di la verità che parteggi anche tu per Ganondorf. Ti avviso che hai l'ultima fatina nell'inventario. Sì, immaginavo. Sì, ma... ok. Ganondorf ora riesce a proteggersi, quindi dobbiamo per forza sperare nell'attacco di Zelda, che colpisce noi ovviamente. Niente, qua mi vogliono male tutti e due. Link, ho avuto un'idea, vediamo se può funzionare. Ascoltami bene, io tiro con l'arco, tu usa lo scudo. Hai capito in che modo, vero? Scudo. E questa è stata la trovata geniale di Zelda. Ora godiamoci il finale. Cioè, dopo due fate, probabilmente 800 rupie. Thank you.
È molto bello il finale di Wind Waker. E ha un messaggio, un significato che può andare al di là del semplice gioco e che può davvero toccare gli animi, diciamo, che riescono a coglierlo. Cogliere il significato delle parole di Drakkar, quel seme al vento. Il fatto che gli adulti abbiano concesso un futuro ai giovani, però in un mondo non proprio dei migliori. Se non è più attuale questa tematica di altri giochi, io veramente non so che dire. E torna la ciurma. La ciurma di pirati con Aril, che finalmente l'abbiamo, insomma, l'abbiamo salvata, l'abbiamo tratta in salvo, e adesso Link può godersi il futuro con la piratessa Dazzel, tornata nelle sue vesti classiche, piratesche, e l'eroe del vento, Link. Ma non è finita qui, perché da questo momento in poi una nuova avventura sta per iniziare. O meglio, inizierà parecchi anni dopo l'uscita dell'originale Wind Waker. Sì. E proseguirà appunto con Phantom Hourglass per Nintendo DS. Esattamente da questo punto. Famirema, Corè. Insomma, tutti i personaggi che abbiamo imparato ad amare in questo gioco, manca solo la nostra barca. Amare. Tra virgolette. Alcuni sì, alcuni, altri un po' meno. Iniziano quindi i titoli di coda, come vedete, producer di questo gioco, Eiji Aonuma, ma non il director. Ragazzi, è stato un viaggio davvero, davvero, davvero lungo, che ci ha accompagnato per un anno e qualcosa. E oltre. Io spero davvero che ve lo siate potuto godere, nonostante sia stato così frammentato, ma... Io in primis posso dire che l'ho fatto, perché okay. Mi è piaciuto parecchio... ho avuto qualche flashback di quando ti vedevo giocare la tua prima run. Esatto, io che è la seconda volta che lo vedo, davvero non posso fare altro che rinnamorarmi di nuovo di questo gioco, nonostante con un occhio un po' più critico e maturo riesca a riconoscere qualche difettuccio che comunque secondo me non va a inficiare quello che Wind Waker rappresenta per me e in generale per gli amanti della saga. Assolutamente. Ragazzi, per oggi è davvero tutto, lasciamo scorrere un po' i titoli di coda con questa bellissima soundtrack in sottofondo. Noi vi ringraziamo davvero di cuore per il supporto che ci avete sempre dato, per i like, i commenti, tutto quello che avete e tutto il vostro calore che avete trasmesso in questi episodi, 30 episodi, quindi una serie davvero longeva. Ci sarà un futuro di Hyrule and Style, ci sarà di nuovo un approfondimento della lore di Zelda, dei giochi di Zelda e di tutto quello che è il conoscere questo brand che tanto amiamo. E quindi ragazzi, per l'ultima volta, da Matteo e da Lorenzo è davvero tutto, e ci vediamo in un prossimo video sul canale degli N-Style. Ciao ragazzi, ciao.
Thank you.